do is light my fire. You gotta light it, girl. You gotta light it, yeah. Light my fire, light my fire, light my fire. Oh, light, 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 yeah, girl. All you gotta do is light my fire. You gotta light it, girl. You gotta light it, yeah. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Light My Fire, Will Young ci riporta alla diretta di nuovo. Benvenuti, benvenuti e bentrovati e buon ascolto qui su CRT, qui a Fatti e Facezie, storie di ieri, di oggi e la musica di sempre. Siete sempre in compagnia di Cosimo Pucillo, con me c'è la voce elettronica, il mio vocione elettronico Will, che da fido compagno è con me sull'isola che non c'è di F&F, appunto, di Fatti e Facezie. Come anticipavo, dopo le news di CRT Radio è il momento che tutti attendono e lo attende anche Luca, che però quest'oggi non si è lanciato, forse non è all'ascolto, non ho sue notizie, e nessun altro ha tentato di indovinare l'ospite del 3x3 di quest'oggi, perché lo sapete che siamo al momento del 3x3, anzi lo facciamo annunciare proprio da Will, visto che l'ho citato un attimo fa. 3x3. 3x3 ha sancito in maniera ufficiale il momento canonico classico del 3x3, lo sapete, tre canzoni dedicate a chi ha lasciato un segno nel mondo della musica. È un momento in cui a noi piace prenderci cura di chi appunto è stato presente nelle nostre vite. E allora, lo dicevo prima della pausa, prima delle notizie, davo un piccolo indizio, ho detto lui praticamente, insomma, lo riconosciamo, la voce. Parlavo di voce, la riconosciamo e la ricordiamo soprattutto per il suo incontro con una balena. Ho escluso subito Pinocchio, ho detto non è lui, non è lui, perché oggi abbiamo l'onore di ospitare nel 3x3 il banco del mutuo soccorso, e in particolare io facevo riferimento alla sua voce solista, cioè Francesco Di Giacomo, che come sapete insomma, tra le canzoni più famose del gruppo c'è proprio Moby Dick, no? Bellissima canzone che insomma ascolterei sempre per ore e ore praticamente. E allora oggi lo direi così, tre canzoni senza interruzione in un colpo di coda, ci sta tutto, o in uno sbuffo, mettetela come volete. Beh, in buona sostanza, insomma, il 3x3 è dedicato al banco del mutuo soccorso, e appunto in particolare ricordiamo Francesco Di Giacomo, che non c'è più. Francesco Di Giacomo, indimenticato, faceva parte di questo indimenticato gruppo romano degli anni 70, appunto il banco, e voce inconfondibile assolutamente. Lui, Francesco, di origini sarde, si è trasferito a Roma ancora piccolo, aveva 5 anni, ancora bambino, e quindi di fatto lo possiamo considerare un romano. È stato un cantante, appunto, voce solista del gruppo praticamente da subito, da qualche anno dopo la fondazione del gruppo, appunto. È stato definito la grande voce del progressive italiano, cioè il simbolo di un'epoca aura del rock italiano. Infatti il banco, insieme alla premiata Forneria Marconi, la PFM, gli Area e le Orme, è proprio l'esempio più rappresentativo e noto anche all'estero di rock progressivo in Italia. Il rock progressivo è quel rock che evolve praticamente dalle sue radici blues di matrice statunitense verso un livello di maggiore complessità e varietà compositiva, nel tentativo proprio di dare alla musica rock maggiore spessore culturale e credibilità. Beh, insomma, non tutti sanno forse che Francesco Di Giacomo è stato un grande esperto di cucina regionale, tanto da aver tenuto anche dei corsi. La sua, un inconfondibile, come dicevo, voce tenorile, un tenore, ha compiuto studi da autodidatta, eppure insomma è bravissimo, ed è autore di gran parte
dei testi del gruppo romano. Ci ha lasciato nel 2014 a causa di un incidente stradale, forse causato da un malore proprio del cantante. Beh, a noi piace riascoltare la musica dei Banco, come piace quella di EPFM, perché no, delle Orme, e oggi ospitiamo nel 3 per te proprio il Banco del Mutuo Soccorso e avremo il piacere di ascoltare e riascoltare la voce di Francesco Di Giacomo, e cominciamo proprio con la balena, quella bianca, Moby Dick. Saranno tutti gli amanti che hai.
per te. Che io dorma questo sonno.